Beh, no, l'abbiamo provato sicuramente a portare un messaggio di eticità, di efficienza e di dignità che questa entità nuova dovrà avere. Però è chiaro che, come tutte le cose nuove, vanno gestite nel modo giusto, nel modo corretto, ma soprattutto con competenza. Ecco, il messaggio che noi oggi ci sentiamo di dare, che abbiamo provato a portare, è appunto un messaggio di competenza specifica nella gestione dell'AI. Come lo affrontiamo in Beharit? Presto detto, in maniera ovviamente oculata, con tutta una serie di best practice che tengono conto sia delle potenzialità dello strumento che anche del risultato finale che vogliamo ottenere. Il tutto, appunto, step by step è confezionato in modo tale che nulla venga lasciato al caso. Ecco, di solito quando ci sono delle nuove tecnologie o delle nuove cose, quello che succede è che la corsa folle a voler, come dire, mettervi le mani sopra può portare a tralasciare delle cose molto importanti. Quindi oggi questo è quello che noi stiamo proponendo ed è la sfida che abbiamo accettato nell'ultimo anno e mezzo, ma che in realtà parte da lontano perché ci occupiamo di innovation già da 3-4 anni e che ci sentiamo di portare qui.